Coach San Giaruso, allora un commento da fare subito a questa partita maestosa del turno precedente, vittoria che porta, fa un esordio grandioso in casa per la prima del 2018, no? Sì, maestosa, insomma. È stata una gran bella partita, soprattutto dal punto di vista offensivo. I ragazzi hanno giocato una bella pallacanestro, credo che il pubblico si sia divertito, ma la cosa fondamentale è che proprio loro si sono divertiti, nel senso che ho visto veramente chiunque entrava in campo entrare con una determinazione e con una voglia di fare che se in tutte le partite riuscissimo a fare questo, veramente avremmo fatto, vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Sicuramente, anche perché comunque la quota 100 insomma si è superata poche volte, no? Sì, ma al di là della quota 100, io quello che vedo sono le collaborazioni, sono gli spunti di gioco, sono le certezze che ogni ragazzo ha cominciato ad avere, la sicurezza con cui fanno le cose. È questo che mi piace sottolineare, al di là del punteggio, sì, 104 punti, però è bello vederli giocare quando giocano così, davvero, è bello soprattutto per noi dello staff che li vediamo in allenamento e vediamo la crescita costante, quindi è bello. È importante chiaramente la crescita della squadra, il modo di giocare, quindi a voi dello staff interessa questo, non fondamentalmente il risultato, l'importante è la vittoria. Sì, è ovvio che poi la vittoria fa morale e siamo tutti più felici e contenti. Sarebbe stato brutto perdere giocando così. La vedo difficile se si gioca così in realtà. Qualche pecca in difesa l'abbiamo fatta, abbiamo mollato un attimino, soprattutto nel primo quarto e nel secondo quarto che avevamo preso già un bel distacco, a un certo punto abbiamo abbassato la guardia e loro, tirando con delle percentuali importanti, si sono rifatti sotto, quindi non è che la partita è stata tutta da elogiare, qualche pecca c'è stata. Però da un punto di vista offensivo si è visto veramente una bella pallacanestro. Pelletri è sembrata poca cosa. No, non è sembrata poca cosa Pelletri. Devo dire che stavolta siamo noi che siamo sembrati decisamente più avanti, ecco, di loro. Cioè, ripeto, abbiamo fatto una bella pallacanestro, quindi non è la poca cosa di Pelletri. Pelletri aveva appena vinto con lo Scuba Frosinone. Veniva fuori da un paio di partite vinte di fila, avevano bisogno come il pane di questi due punti per rimanere in zona playoff, quindi non è che Pelletri era poca cosa, tant'è vero che hanno fatto 84 punti, fare 84 punti fuori casa di solito porta a una vittoria, certo. Il problema è che noi abbiamo fatti 104. Manca poco quindi alle playoff allora? Sì, ci mancano due punti in realtà. Purtroppo devo dare una notizia pessima che ci è arrivata proprio pochi minuti fa, e che purtroppo il capitano Nicolai è stato vittima di un incidente stradale e adesso è ricoverato a Sessa e speriamo che innanzitutto, vabbè, siamo sicuri che non si è fatto. Le condizioni siano ottimali. No, ok, non è in pericolo assolutamente, ma sappiamo che ha dei punti in testa. Però certo, è una mancanza importante. È una mancanza importante per le prossime partite sicuramente, ma al di là di questo la cosa positiva è che è vivo, è salvo e che sta bene. Poi la pallacanestro facciamo un attimo dopo in questi casi. Parliamo del prossimo turno. Prossimo turno andiamo a Bracciano, quel Bracciano che ci ha battuto qui. Complice una serata storta, complice una febbre di Alessandro Porfido quel giorno che non stava per niente sulle gambe, una brutta partita da parte di tutti, però qui ci hanno battuto. Andiamo a giocarci la partita, vediamo che succederà. D'accordo. Con o senza Nicolai. Certo, il resto della squadra è completo, insomma. Assolutamente sì. In bocca al lupo. Credo.